Mani perfette a casa, il mio trattamento anti-età. Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono felice di essere tornata sul canale. Sono stata un pochino assente e mi dispiace, mi scuso, ma come immaginerete questo è un periodo davvero duro un po' per tutti e si possono susseguire degli eventi anche spiacevoli. Nel video di oggi parleremo della cura delle mani. Quante volte ci è successo, soprattutto in questo ultimo periodo, di ritrovarci con le mani davvero secche, irritate, pelle sensibilizzata, arrossata, screpolata, cuticole che ormai sono fuori controllo, unghie che si allungano e magari non abbiamo il tempo di curare. Ecco, oggi vi farò vedere il mio modo davvero semplice e allo stesso tempo elegante di curare le mani. Non dovete spendere niente, non dovete acquistare nessuna crema particolare, è tutto molto semplice e veloce. Credo inoltre questa mini guida sia utile soprattutto in questo momento in cui ancora i centri estetici, e questo mi dispiace, sono chiusi. Quindi facciamo tutto da noi. Io ho appena fatto anche la tinta per i capelli proprio perché la situazione stava diventando ingestibile. Come primo step è fondamentale idratare. Ma cosa significa idratare davvero? Usare un olio. E per quanto riguarda la pelle delle mani e del corpo in generale, io amo l'olio extravergine d'oliva. Può sembrare una cosa un po' strana, però io trovo che sia l'olio migliore per idratare questa parte. Poco tempo fa avevo fatto un video dove vi mostravo un modo semplicissimo per creare addirittura uno scrub emulsionando olio extravergine d'oliva con un po' di zucchero, benissimo di canna oppure bianco, un po' come preferite. Potete alternativamente aggiungere del sale, ma lì è un pelino più aggressivo, dipende un po' dal tipo di pelle che avete. Se ve lo siete perso, vi invito a guardarlo, lo metto qui nella sezione schede. Quindi io oggi andrò a idratare bene le mani, dentro e fuori, e poi andrò a rimuovere l'eccesso di olio, che effettivamente dà un po' fastidio perché le mani rimangono un po' unte, un po' appiccicose, con della carta assorbente. Una volta fatto questo, vado a controllare le cuticole. Vedo un attimo in che situazione sono. Se le cuticole sono ancora piccole, non sono cresciute troppo, vado semplicemente con un bastoncino di legno a spingerle. Altrimenti, se mi rendo conto che la situazione è fuori controllo, le cuticole sono cresciute troppo, andrò a sollevarle e poi a ritagliarle con un apposito attrezzo per la manicure oppure con una semplice forbicina ricurva. Come terzo step controllo le unghie. Guardo all'incirca se c'è qualche unghia rotta e cerco di tagliare le irregolarità. Per quello che è il mio gusto personale, io amo dare una forma stondata alle unghie, una forma che vada a ricordare la forma della cuticola. Quindi mi piace dare una sensazione di mano sì allungata, però allo stesso tempo armoniosa. Non sono un amante delle unghie troppo lunghe né delle unghie a punta. Un tempo ero una grande fan delle unghie quadrate, però adesso non lo so, le vedo un po' fuori moda, ecco. Mi piace il classico. La classica mano con le unghie corte, ovviamente non cortissime, diciamo la lunghezza deve toccare il polpastrello, e ben curate. Un altro step che io ritengo importante prima di andare a passare la nostra base smalto trasparente è usare questa spugnetta abrasiva. Io non la conoscevo, l'ho scoperta grazie alla mia estetista che qualche mese fa me l'ha fatta appunto scoprire con tanta gioia e ho detto caspita, la voglio anch'io. E quindi andando a opacizzare in questo modo non solo andremo un po' a levigare quell'eventuale presenza di unghie sfaldate e rendere più liscio l'effetto dell'unghia stessa, ma andremo anche a preparare l'unghia per ricevere lo smalto di base, il base coat. Facendo questa operazione vi assicuro che lo smalto vi durerà più tempo. A questo punto sono molto soddisfatta del risultato e volendo potrei anche lasciare le unghie così, però so che al primo urto, al primo movimento strano mi si potrebbero spezzare, quindi vado subito con uno smalto di base, uno smalto trasparente studiato apposta come base, come primer da dare prima dello smalto vero e proprio. Sul mercato avremo davvero l'imbarazzo della scelta, quindi non sto qui a dirvi
le Marche. Basta un semplicissimo e velocissimo strato, in un attimo si asciuga e siamo pronti a dare finalmente il nostro colore preferito, il nostro smalto. Come suggerimenti sul colore, ragazze, so che si tratta di un qualcosa di assolutamente soggettivo, quindi io mi limiterò a dirvi in questo periodo qual è il mio colore, la mia nuance del cuore. In primavera e in estate mi piacciono tantissimo tutti i colori pastello. Ovviamente i miei preferiti sono le tonalità nude, quindi questi rosini molto femminili, allo stesso tempo davvero versatili. Infatti spesso scelgo questa tonalità perché sono molto pigra prima di tutto e non, di solito tendo a non togliere lo smalto dopo 3 giorni, quindi optando per un colore neutro del genere so che anche se un pochino mi si sbecca da qualche parte non si noterà assolutamente, cosa non valida per un colore più intenso, già un rosso sbeccato si vede tantissimo. Quindi anche questa volta opterò per un colore, un rosa cipria, un rosa nude, e sceglierò una tonalità coprente, quindi non sarà un lattiginoso, anche perché come vedete ho quest'unghia qui del medio che mi si è macchiata ieri mentre facevo la tinta ai capelli e non riesco proprio a smacchiarla, quindi ho bisogno assolutamente di uno smalto coprente. Con un pochino di attenzione cerco di stendere lo smalto seguendo anche lì la forma della cuticola e la forma dell'unghia. Dare lo smalto non è per niente facile, quindi vi servirà un po' di pratica. A questo punto non mi resta che attendere. Se non amate aspettare o avete poco tempo, potete aiutarvi con un phon, quindi un bel getto d'aria sulle unghie e il tutto si velocizzerà. Così siamo pronte per l'ultimo step, lo step del top coat, che non è da confondere con il base coat, sono due cose completamente diverse, hanno due funzioni diverse, è un po' come quando insomma dipingete i muri, ecco. Il concetto è lo stesso, quindi se non ce l'avete non fa niente, non succede nulla, potete anche non darlo, io ce l'ho quindi lo darò. Bene ragazze, sono davvero felice del risultato, sia per la morbidezza delle mani che per la manicure stessa, per le unghie come sono venute. Il risultato finale mi piace molto. Fatemi sapere se vi piace con un pollice in su e scrivetemi qui sotto qual è il vostro colore di smalto preferito. Sarò felice di parlarne con voi. Bene ragazze, io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui. A questo punto non mi resta che rimandarvi al prossimo video. Ciao!